Ragazzi, oggi un anno più vecchio, 31 anni. Non sembra, li tengo molto bene, ma 31 anni per festeggiare. Siamo venuti col Buonivello Adorno. Finalmente, ragazzi, da quando l'ho comprata non l'avevo ancora provata. Guardate cosa c'è qua dentro. È tutta straca. Perché la sa mia de vacca. Piccola però è caratteristica. Ma cambia di avercela nel box ormai da almeno 3 mesi e non l'ho ancora provata, a parte il video che avete visto. La Stark è rimasta ferma perché tra gare, eventi e tutto il resto, infortuni soprattutto, non l'ho usata. Avevo una voglia matta di venire qui nella pista perfetta, secondo me, per dare un po' di gas e vedere come funziona sta Stark, ma soprattutto a capire quanto dura, cioè quanti turni si possono fare in mano mia. Cioè Ivo mi ha detto sì, ti fai ogni 2 turni magari devi caricarla. Ogni turno, non ogni turno, ogni turno. Vedi che fa fatica, ci mette 2 ore a metterla a fuoco. Non gli piace, non gli piace. Non sei bello. Oh, you touch my... C'è in realtà un piccolissimo problema. La moto è nuova, ragazzi. Ma siccome sta di vacca, è già svaccata, cioè già bucata. E voi direte, ma come cavolo è possibile che non l'hai usata ed è già sbusata? In realtà l'ho prestata alla ragazza di Ivo, la Giuditta. Me la sbusaccia. In realtà non è vero, ma non è neanche colpa della buona Giuditta, ma è colpa proprio di Stark. Perché se dobbiamo proprio trovare un difetto alla Stark da nuova, credo che sia l'unico difetto che ha. Non su delle camere d'aria troppo leggere. E siccome è il mio compleanno, oggi Ivo per regalo mi cambierà la camera d'aria. Che culo, hai visto? Ma che bella, che bel regalo. First saw her bagging groceries at the corner store. I said my name is Ford. She said she was spoken for. Not the answer I was hoping for. Moto scaricata. Step numero uno, chiaramente, per cambiare la gomma è prendere gli attrezzi. La cosa bella di Stark, che non vi ho fatto vedere nello scorso video, che guardate cosa vi danno. Danno una cassetta verde vuota. Guarda qua. Vedere. Tutti gli attrezzi, ma tra l'altro guardate che cassettina perfetta, cioè incredibile. E con questa potete smontare tutta la moto, giusto? Cioè, Ivo ha provato a smontarla praticamente tutta, quindi lui lo sa, io no. Puttana, si pesa sto coso. Adesso voglio vederti a sollevarla sul suo cavalletto così. Faccio così io, vaffanculo. In realtà lei mi viene fornita, come vi avevo detto, con questo cavalletto. Unica pecca, raga, è che pesa 250 kg. E comunque voi direte, ma perché te lo sei portato? Perché, raga, il caricatore è quello. Cioè, se non te lo porti non puoi caricare la moto. Diciamo che potrebbe essere il primo difetto che ha Stark, effettivamente. Il cavalletto con il caricatore è da cambiare. La sbatta grande è che appunto questi cavalletti qua, io non so i motocrossisti come fanno ad adorarli, che devi sollevare la moto. Esatto. Che palle. Col fatto che più comunque la Stark si fisicchia molto meglio quelli con il... Step numero uno, togliere il fermacopertone. Step due, prendere le leve. Step tre, fare stallonare il copertone. E poi tirare come dei dannati, porca ma... Step tre, rimuovere il preservativo usato. Difetto numero 2 di Stark. Le vedete queste belle camere d'aria? Tra l'altro vedete rosse. Perché rosse? Perché sono fatte a cazzo di cane. Di... non è fatta di gomma. Plasticone. Raga, questo qua è veramente... Guardate il materialino così leggerino. Adesso vi faccio vedere la camera d'aria che uno deve comprare. Mettili un dito di fianco. Guarda qua, le mie dita sono spesse 4 cm. Una volta infilata la camera d'aria, facilmente con le leve di ferro sul cerchio nuovo. Bello segnato, Java, che bello. Ci faccio quello che voglio, la demolisco piuttosto. Con la freschezza di qualche bestemmia, ragazzi, mettete sul copertone. Ultimo step, chiaramente, compressorino. Che benessere, non sono neanche sudato, ma va. E poi mi raccomando, ragazzi, una volta che la gonfiate, se si sgonfia, bestemmiate ancora più forte dopo. Tipo noi adesso, non si gonfia, quindi probabilmente abbiamo pizzicato. Dobbiamo cambiare un'altra. Porca di quella. E dopo una miriade di bestemmie, ragazzi, moto montata. Ci cambiamo in frettissima adesso e entriamo. Che raga, non se ne può più. È anche il mio compleanno e sto facendo pure il video, ma... Ok, ragazzi, ma vediamo com'è questa starchina. Ivo, ma io non sono più capace, secondo me, di girare. Minchia, questo è bello grosso, eh. Ma quanto cazzo è figa! Che strano! Sono sempre stato abituato a cambiare. Dai, diamogli un po' di gas adesso. Olè! Ma che roba è, raga? Concordia, dai, lo facciamo. Tanto è sempre lo stesso. Ok. Ma che figata è! Madonna, cosa spinge in accelerazione! Wow! Questo era grosso! Oh!
tutti a gas chiuso, raga. Madonna! Ma che cos'è sta moto, raga? Ma che cos'è sta moto? Madonna! Bro, ma che cazzo di figata! Ma porca puttana, pensavo, prendi la scatola chiusa, perché alla fine io non, cioè, l'ho comprata ma non l'ho provata in pista. Ma quanto, porca puttana, è figa sta moto. Ma molto più facile da guidare di una moto termica. Il freno ti aiuta tanto, a me piace un sacco il freno a manubrio così. Ma perché è stretta? Secondo me ti dà molta più confidenza. Comunque raga, dopo il primo turno 82%. Fate conto che ho fatto 4 giri, 4-5 giri. Però dopo 4-5 giri, se non girate, le mie braccia sono già di legno qua. Quindi non è che sarei stato dentro di più, quindi capite che per come veramente la usiamo noi e come lo usa maggior parte delle persone che sono qua, che sono amatori, basta e avanza. Cioè la batteria è abbastanza, cioè va in pista con la moto elettrica e fai inquini con quello. Una giornata va fuori neanche 2 litri. Sì, ma il discorso, raga, è che uno non è che compra la Stark per non inquinare. Compri la Stark per altri motivi, perché è divertente ed è facile da guidare. Poi certo, c'hai l'inghippo che devi caricarla, ma qui adorno, per esempio, adesso io l'attaccherò alla collolina che c'è lì. Comunque ho 95% già. Ma in che senso? Sono uscito, l'ho attaccata, quanto è passato? 10 minuti. Ma veramente? Carica rapida, ovviamente se c'hai abbastanza corrente ci vuole un cacchio. Ah, intanto che la motina di Ivo è sotto il generatore, vado a pagare la collonia di ricarica. Dovrebbe essere 5 euro tutto il giorno, quindi capite che anche di consumo, petto, farsi una tannica di benzina è comunque meno. Vai. 1. 4 ore. Abbiamo anche sbagliato, vedete? 2 euro 4 ore di ricarica. Doveva essere un video di difetti, ma il problema è che è difficile trovare i difetti alla Stark. Ricordatevi in pista l'adattatore industriale. Si attacca. Oh, e magicamente vi spunta l'Ivo con la vostra Stark che ve l'appoggia direttamente sul cavalletto. Guarda. Beh, diciamo che non fai fatica mentre giri, 8 ernie del disco per sollevarla. Poi fate così. Ah, ma è ronco. Charging. Guardate quante cazzo non sono sudato, siccome non fa caldo ad agosto attorno. No. 1 hour later. Ragazzi, ho trovato il terzo difetto della Stark. Siamo tornati dove avevo lasciato la Stark sotto carica e me l'hanno rubata. No, scherzo. Terzo difetto è che quando l'ho attaccata c'era scritto che era in carica. Sono tornato, guardo e non aveva caricato niente. Perché puoi impostare dalla moto la velocità di caricamento, l'abbiamo messa al massimo. Per la colonnina forse è troppo, quindi non è proprio andata. Per fortuna abbiamo attaccato al generatore, che è in ricarica rapida. Però ecco, se devo trovare il difetto è che devi stare attento che stia caricando a tutti gli effetti. Perché noi l'abbiamo lasciata lì, siamo andati a mangiare e non aveva caricato. Che lui non mi sente. Qua è una bastardata, quando ti infili così lui non ti sente finché non lo sorpassi. Vabbè, vado largo, va. Minchia, che paura saltare tutti assieme così, raga. E qua vedi, lui non mi sente qua, Infatti non mi ha chiuso perché non mi ha sentito. Adesso mi ha visto. Guarda quelli che vanno. Bella che rimbalzi. Era un anno che non andavo in cross. Però la moto veramente, raga, cioè me la sta facendo godere. Ho le braccia cotte. Sono finito. Sto bollendo sotto il casco io. Non so, ci saranno 35 gradi fuori. Raga, altro turno fatto. Non avete idea di che caldo fa. Girare alle 3 di pomeriggio ad agosto qui. Madonna, raga, fa un cazzo. Non fate questa cagata come Madonna. Giro prima mi sono dimenticato di filmare, quindi in realtà sono partito all'80% adesso e sono rientrato al 60%. Quarto difetto della Stark, raga, se posso essere sincero, dopo questo turno in pista ero in una situazione dove avevo tipo 4 moto vicine e quando sei così loro fanno casino. Tu, cioè, non ti fai sentire, non ti sentono, quindi o ti hanno visto perché magari
magari facendo la curva prima ti hanno visto con la coda dell'occhio. O se no, raga, bisogna stare attenti perché ti chiudono. E non è nemmeno colpa loro, perché di solito in cross è abituato a sentire molto rumore. Infatti, prima a un certo punto, non so se avete visto, questo qui mi aveva visto perché lo stavo già infilando la curva prima. Eppure nel rettilineo ero di fianco a lui, mi stava stringendo, mi stava portando fuori. Infatti, ho urlato, ho detto: oh! E quello è l'unico modo per far sentire. Quindi, quarto difetto Stark, che è un vantaggio, uno svantaggio, non si sa, il rumore. Se prendete quella da enduro, perfetto, perché avrà il clacson. Giornata d'orno fantastica, ragazzi, ci siamo divertiti un botto. Peccato che il microfono non funzionava più. Ieri ho registrato tutta l'outro, torno a casa, riguardo le clip, il microfono non so perché non è andato. In quell'ultima clip ho fatto vedere qual era il quinto difetto della Stark, secondo me. Il quinto difetto è appunto, secondo me, il peso. Non il peso mentre la utilizzi, mentre vai in pista, perché è super maneggevole e lì non si sente assolutamente, ma proprio da spostare, oppure quando bisogna caricarla sul furgone. È comunque una moto bella pesante e il suo peso, appunto, sia quando la caricate sia che la dovete spostare, ecco, se vogliamo trovare proprio il quinto difetto è quello. Ma in realtà ieri, intanto che la caricavo, mi sono accorto che questo quinto difetto può quasi più essere la sella, ragazzi. Dopo un giorno di utilizzo, la sella ha iniziato già a grattarsi via. È anche vero che io uso su dei tutori che sono molto aggressivi sulle moto. Difatti, guardate anche le plastiche qui come sono già rovinate. Però ecco, la moto è perfetta, si può dire veramente poco. Forse l'unico vero difetto, che non è un difetto della Stark ma più delle piste, è che appunto anche ieri, per esempio, a Dorno le colonnine in realtà andavano e non andavano. O meglio, le colonnine classiche che hanno lì per il campeggio. In realtà lì a Dorno hanno una colonnina fatta apposta per la Stark che assolutamente regge la carica veloce. Per il resto, raga, la moto fa paura e sono assolutamente contento dell'acquisto che ho fatto. Questa è la moto perfetta per chi, come me o come Ivo o come tante altre persone, va a girare in pista magari una decina di volte all'anno, non vuole sbattimenti, vuole solo andare in pista, divertirsi, non gliene frega niente della competizione vera e propria. Secondo me è super competitiva, anzi non è che è competitiva, va molto di più di tutte le moto che avete provato da cross in pista. Quindi se ce li avete e siete indecisi, spendeteli, perché costa poco di più di una moto da cross termica a motore, ecco. Chiudiamo il video col difetto che hanno tutte le moto in generale: costano troppo.